La mia prima domanda a questo punto è: cosa pensi che succederà domani? Posso dire che non lo voglio dire? Io sono 17 anni che aspetto questo momento. Da quando voto la situazione è questa. Non ho vissuto un prima, ho visto solo questo. Non lo voglio dire cosa succede domani. Sono la scaramanzia. Sì. Ok, allora, sono arrivate un po' di domande dai nostri lettori, quindi iniziamo con la prima. Allora, sei una giovane e a differenza di qualche tua coetanea di partito, non utilizzi social network. È vero che come lo fanno loro, poca interattività e come non farlo, ma non credo che si possa avere un canale dove dare risposte e fiducia verso la politica, con un canale di comunicazione giovane? A me questa domanda mi stupisce, nel senso che io ho un blog ormai dal lontano 2006 dove scrivo e rispondo, leggo tutti i commenti e rispondo a tutti i commenti. Sono su Facebook ormai da 2 anni e ho 5.000 persone che mi seguono e anzi vengo accusata dal mio partito di usare Facebook anche per fare la picconatrice, tra virgolette, e a me mi fanno un po' ridere perché a volte dico, ma come Facebook? Prima di dire che non conta niente, appunto, come diceva chi ha fatto la domanda, e poi se io lo uso e quindi alla fine viene letto anche dai giornalisti che poi lo trasformano in comunicati stampa, allora poi diventa pericoloso. Comunque io anzi sono molto interattiva e anche molto dipendente dai social network. L'unico social network che uso poco è Twitter, e semplicemente perché appunto preferisco concentrarmi su strumenti che mi danno anche un'immediatezza di dialogo come quello appunto che mi dà secondo me il blog e che poi dopo mi dà anche Facebook che è ancora più interattivo del blog. Il blog è un pochino troppo individualista, però anche lì c'è chi utilizza il blog per scrivere i comunicati stampa e poi non legge i commenti e non risponde. Io da questo punto di vista anzi mi sento molto, sono d'accordo sul fatto che chi utilizza questi social network solo per utilizzarli ma non li utilizza nell'interazione, ne abusa, fammi dire. Io Twitter non lo uso semplicemente perché non avrei tempo di usare anche Twitter, non mi sembrerebbe corretto usarlo. Lo uso, ma non lo uso come uso Facebook e il blog. Ci sono su Twitter, non è che non ci sono. Qual è il tuo account Twitter ufficiale, quindi? Allora, l'ho cambiato visto perché all'inizio avevo caricato una specie di pseudonimo proprio per evitare di avere la presenza pubblica, diciamo, su Twitter, e adesso è Crialicata. Perfetto. Allora, proseguo con la seconda domanda, che è: al di là delle battaglie per i diritti per i quali ti sei spesso misurata, con il coraggio di dire ai vertici del partito cosa va bene e cosa non va, non credi che i giovani abbiano poco spazio per poter emergere in un contesto così gerarchico come quello di un qualsiasi partito? È assolutamente così, e il problema è proprio questo, il fatto che, guarda, io sono contraria all'idea di partito liquido di Veltroni, proprio assolutamente, perché il partito liquido non porta altro che al governo di uno solo. Il PDL, per capirci, è un partito liquido, per quanto mi riguarda. Io sono per un partito molto organizzato, ma il molto organizzato non sta per molto fidelizzato. Cioè, promuovo il fedele che mi dice che ho sempre ragione, ma promuovo la competenza. Promuovere la competenza significa anche essere permeabili all'esterno e riuscire a essere un partito che riesce ad avere una specie di secondo cerchio, che non è necessariamente il cerchio degli iscritti militanti H24, ma è anche di quelli simpatizzanti, che però poi alla fine fanno opinione, che poi alla fine votano, che alla fine vengono alle manifestazioni. Quel secondo cerchio. Noi dobbiamo costruire un partito che riesca a parlare con quel secondo cerchio e anche a pescare delle competenze e anche a trovare il modo di utilizzarle. Questo è il modo in cui sicuramente i giovani oggi potrebbero riuscire ad essere utili al partito e non il partito utile a loro, perché sennò poi c'ha ragione chi dice che il partito diventa un taxi e non deve essere. Ti faccio un esempio. Quando è arrivato Marchionne in Fiat, ha mandato via un bel po' di gente, non dal basso, dall'alto. Perché? Perché le macchine si sceglievano con un amministratore delegato che diceva: quanto è figa questa macchina? E tutti: no, sì, è vero, è figa, e nessuno diceva mai di no. Il problema non è dire di no ai propri superiori, come qualche fedele non riesce a dire magari ai capobastoni all'interno del partito, e quindi diventa il braccio operativo di un unico, e quindi diventano tante piccole dittature che si spartiscono, diciamo, le possibilità che il partito dà o può esprimere.
Il partito dovrebbe essere fondato proprio sul dissenso, ma un dissenso che poi viene costruttivamente utilizzato. Noi oggi muli scalcianti, siamo Certo. maturamente utilizzati da Bersani. Che Bersani dovrebbe dire: oh, guarda questo Renzi, che può acchiappare, lo dicevamo anche prima di cominciare la registrazione, che può acchiappare l'elettorato di Casini, ma me lo devo tenere stretto, vai e lo utilizza. Guarda questa Cristiana Licata che parla con i gay, eccetera, eccetera. Utilizzala invece di tenerla lì a fare la rompiscatole. Adesso lo dico per dire, è evidente che Bersani questa cosa non la sa fare. Lo dico con affetto nei suoi confronti, capisco che forse è legato ancora ai vecchi schemi anche di allineamento, se vogliamo, ma il mondo non è più, non solo non è più allineato, ecco, la realtà è liquida. E proprio perché in questo momento io sono assolutamente d'accordo con la visione postmoderna che si fa di questo secolo, sul fatto che in ognuno di noi convivono più cose, più complessità, io sono donna, sono lesbica, sono metalmeccanica. Sono tante cose insieme e tutte e tre queste cose devono essere in qualche modo serene per poter fare di me un individuo. Non è più come nel secolo scorso in cui ognuno di noi era o donna o omosessuale o operaio o imprenditore. Adesso siamo tutti tante cose e una realtà così liquida può essere interpretata solo da un partito solido e ben organizzato. Chiarissimo. Allora, quello che ti volevo chiedere a proposito di questo argomento, era se pensi sia possibile con nuove leve, con nuovi strumenti, che siano i social network, insomma, che siano i giovani, che fanno parte del partito, se si possa effettivamente scardinare questo tipo di gerarchia interna. È una bella domanda, ci stiamo provando in tutti i modi. Ma non perché, allora, poi chiariamo subito, perché sennò sembra che noi siamo i cattivi della situazione, D'Alema, Veltroni, Bersani, la Bindi e Fioroni, poverini, sono arroccati in un torrino con noi sotto affamati di sangue, con la barba sporca per buttarli fuori. Il tema è, che credibilità può avere una classe dirigente che ha incarnato l'antiberlusconismo alle soglie della morte del berlusconismo? Se Berlusconi muore, e sarà ora, anche se questo non risolve i problemi del paese e noi ci ritroviamo comunque, ereditiamo un paese totalmente berlusconizzato, l'antiberlusconismo muore con lui. E forse anche tutta la rabbia incarnata da quell'antiberlusconismo che ha sempre visto fallire e che è stata forse anche un po' tradita a volte, la mancata legge sul conflitto di interessi, la caduta del secondo governo Prodi, se non anche del primo. Insomma, non è che proprio questa classe dirigente è innocente e non ha su di sé la responsabilità di aver alimentato in una certa forma questo governo. Noi lo abbiamo anche sottovalutato. Noi a volte siamo andati a parlare con la Lega che ha distribuito nel tempo dei manifesti che sono degni del partito nazista, non del partito fascista, del partito nazista, perché è così in alcune situazioni. Ci sono delle cose che noi avremmo dovuto isolare anche culturalmente, noi non, che non vuol dire non rispondere alle esigenze del Nord. Il Nord ha delle profonde esigenze, il Nord è stato fortemente tradito, è stato fortemente maltrattato dalla classe politica pre-berlusconiana, quindi soprattutto democristiana, perché non aveva una rappresentanza. Ma da qui a passare, da non avere una rappresentanza e quindi da non riuscire ad avere... Fatemi dire, non riuscire ad avere qualcuno che in qualche modo leggesse cosa stava succedendo al nord, in termini di gestione dei conflitti con l'immigrazione, in termini anche tutta la questione delle quote latte, non avremmo dovuto farla gestire alla Lega. Ma questo non significa andare a parlare con Bossi, Calderoli o con quell'altro, come si chiama, l'ex sindaco di Treviso, quello dei culattoni, insomma. Ah, oddio, Giusto sì. per capire. Esatto, giusto per inquadrare il linguaggio. Un Maroni andava strappato, un Maroni va strappato dalla Lega, tant'è vero che Bossi e Maroni adesso stanno facendo uscire tutte le loro divergenze, anche culturali, se vogliamo. Sì, e anche Tosi mi sembra che fosse un po' più moderato, diciamo, se si può dire così, no? Sì, è il Renzi di Bossi. Continuo con le domande dai lettori.
Allora, per chi ha avuto una storia di partito tra le file dei giovani ed ha abbandonato l'idea di continuare in logiche dove tutti devono contribuire a favore di questa o quella figura scelta e non condivisa, pensi che i giovani possano avere la possibilità di tornare a dire la propria? Se, il problema è questo, se abbandonano gli schemi, sì, il problema è che io questo abbandono degli schemi non lo vedo. E ti dirò di più, che la lettura di questa cosa è, secondo me, è molto complessa, nel senso che oggi è molto più facile, anche se uno ha un obiettivo in buona fede di fare politica, legarsi a qualcuno che ti può assicurare il posto, piuttosto che pensare che qualcuno dal basso ti appoggi. Perché dico questo? Soprattutto all'interno del Partito Democratico. Ti faccio un esempio concreto. Ci sono addirittura persone che per candidarsi a sindaco dicono: ma forse se mi candido come PD non mi vota nessuno, se mi candido come lista civica invece riesco lo stesso, no? La persona è sempre la stessa, la sua idea politica è sempre la stessa, ma in Certo. questo momento, siccome c'è l'accanimento contro il PD anche quando non, il PD non se lo merita, automaticamente si scatenano questi tipi di ragionamenti. Ora, i giovani si libereranno nel momento in cui cominceranno ad interpretare il loro tempo. Interpretare il loro tempo significa che bisogna cominciare a dire dei no. Io, per esempio, nel Lazio, ma non sono la sola e non sono solo. Non lo dico come solo come giovane, nel senso che c'è un bel gruppo consistente anche di persone di una certa età, Giovanni Bachelet compreso, che non condivide affatto con me alcun percorso culturale, essendo egli maschio, vecchio, eterosessuale e anche cattolico praticante, quindi assolutamente l'opposto di me. E infatti insieme facciamo il vero Partito Democratico, io poi sono lesbica, giovane, donna e agnostica, e quindi insieme siamo Perfetto. proprio l'emblema del Partito Democratico. Con lui stiamo condividendo una battaglia perché crediamo che la segreteria del Partito Democratico del Lazio debba essere assegnata non a un segretario deciso dalle correnti o dai capo bastone che sono in consiglio regionale, che così possono continuare a fare da spalla, ahimè, a volte lo fanno al governo Polverini, non tutti, però qualcuno ogni tanto ha questa tentazione. Riteniamo che debba essere nominato un segretario che sia un segretario che veramente faccia il segretario con la valigetta, vada nei territori, parli con la gente, ascolti, capisca se la discarica di Malagrotta, come gestire la chiusura, se è giusto aprire un Flaminio. Il Lazio ha uno stabilimento della Fiat, ha due città che hanno il più alto tasso di inquinamento in Italia, che sono Roma e Frosinone, ha dei problemi di mobilità e di pendolarismo incredibili. Come fa un segretario che sta lì solo per fare magari le liste di Camera e Senato a pensare di governare un partito del Lazio, di portarci a vincere le politiche nel 2013 o quando si faranno e di nuovo e battere la 2015? Boh, però ti dico, non è una questione solo di giovani, perché Giovanni Bachelet è politicamente giovanissimo. Ci sono dei giovanissimi ventenni che sono molto più vecchi di lui dentro questo partito. Infatti, non dobbiamo compiere l'errore di farne una questione solo generazionale, come non dobbiamo fare una questione come donne solo di questione di genere, perché è sbagliato, perché sennò poi una incarna la donna e vuole il posto in quanto donna, incarna la lesbica o il gay e vuole il posto in quanto gay e in quanto lesbica.